Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsetta con la rafia, della rafia veramente morbidissima. Non mi è mai capitato di lavorare una rafia così morbida. Io ho realizzato, vedete, la borsetta e poi ho inserito anche una fodera, proprio perché questa rafia è molto molto morbida. È una realizzazione molto semplice perché lavoreremo con delle catenelle e delle maglie basse. In più, io, vedete, ho inserito poi queste frange che danno un tocco particolare alla nostra patella di chiusura. Alla fodera ho attaccato un bottone, vedete, calamita, un bottone magnetico, e poi ho inserito all'interno l'altra parte in questa maniera qui, quindi attraversando la fodera. La fodera ovviamente va realizzata dopo aver realizzato l'intero pannello, quindi noi tagliamo la sagoma e poi dopo la andiamo ovviamente a cucire all'interno. Per il manico, io alla fine del tutorial vi ho detto che ve l'avrei detto nell'anteprima, e io ho realizzato questo manico di cui ho già realizzato il tutorial e ho messo su un manico di 70 centimetri, quindi ho messo 70 centimetri di catenelle e poi ho lavorato, vedete, il manico. Non ho realizzato come nel tutorial una tracolla allungabile perché praticamente questa lunghezza, vedete, che vi ho già detto, per me va bene così. Ovviamente voi potete poi personalizzarla come preferite. Ho inserito l'anello apribile in questa maniera qui e vedete, questo tipo di manico non slabra. Io poi ve lo spiego nel tutorial come dovete fare. E poi, guardate, è molto semplice la chiusura in questa maniera. E abbiamo la borsetta veramente molto molto sfiziosa e particolare, vedete, che potete poi ovviamente personalizzare come voi preferite. Prendete la mia idea e la personalizzate. Adesso vi faccio vedere nel dettaglio il tipo di rafia che io ho utilizzato. Ovviamente potete realizzare questa borsetta con qualsiasi materiale. Per la borsa io ho usato 8 matassine da 30 metri della Staffil. È, come vi ho detto prima, una rafia veramente molto molto morbida. Sono 30 metri, il peso di ogni matassina è di circa 15 grammi. Ho utilizzato 8 di queste matassine, quindi abbiamo all'incirca 100 grammi di filato, quindi 100 grammi di rafia. Ovviamente se realizzate la borsa con altro materiale la quantità sarà diversa, sarà sicuramente superiore perché la rafia è molto molto leggera. Ho usato l'uncinetto numero 4. Nel box informazioni vi metto il link per contattare Staffil e conoscere il nome del fornitore della vostra città. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere la vostra versione di questa borsa di rafia. E in più, se volete sostenere il canale, potete attivare l'abbonamento da 0,99 centesimi. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con 31 catenelle che in centimetri saranno circa 20 centimetri. In ogni catenella, vedete, io semplicemente entro e lavoro una maglia bassa, in ogni punto. E alla fine della riga avrò 30 maglie basse. Completate le nostre 30 maglie basse, adesso una catenella. Giriamo il nostro lavoro, qui ho la catenella e qui ho la prima maglia bassa. Entro, vedete, di nuovo in ogni maglia bassa e lavoro una maglia bassa. Fino a completare anche la seconda riga. E di nuovo per la terza riga una catenella. Giriamo il nostro lavoro. Qui ho la catenella, entro subito di nuovo nella prima maglia bassa e di nuovo lavoro una riga di 30 maglie basse. E dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui per un numero di righe. Io adesso vado a realizzare le mie righe e vi dico poi quante righe, quanti centimetri ho lavorato. Ho lavorato un totale di 47 righe. In centimetri ho un pannello alto
35 cm circa per una larghezza di 20 cm. Adesso, arrivati a questo punto, noi dobbiamo realizzare un giro di maglie basse tutto intorno. Quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, semplicemente entro nello stesso punto della maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassa. Adesso entro nel prossimo punto corrispondente, vedete, alla prossima riga e lavoro un'altra maglia bassa. E di nuovo qui ho un'altra riga, entro e lavoro una maglia bassa. E lavoro una maglia bassa in ogni riga. Quindi vedete, qui abbiamo una riga, un'altra riga, un'altra riga. Quindi in ogni riga di maglie basse lavorate, noi entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Ogni volta che raggiungiamo un angolo, lavoreremo in ogni angolo due maglie basse. Quindi qui, qui ed anche qui lavoriamo due maglie basse. Quindi andate a proseguire lavorando, vedete, una maglia bassa in ogni riga di lavorazione, in questa maniera. Se avete difficoltà ad individuare le righe, basterà, vedete, allargare leggermente la lavorazione per individuare, vedete, dove dovete entrare. E il lavoro prenderà questa forma. Io vado a proseguire. Ricordatevi di realizzare in ogni angolo due maglie basse quando girate il lavoro, fino ad arrivare da questa parte. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo angolo, anche qui lavoriamo due maglie basse in questa maniera qui. Adesso una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato la lavorazione. Adesso vedete, una volta che ho completato le mie maglie basse, arrivo nell'ultima maglia bassa da lavorare, che è la prima delle due quando ho girato il mio lavoro. Quindi lavoro la maglia bassa e qui vado a mettere un marca punti, perché qui terminerà il mio pannello, e farò la stessa cosa, vedete, anche di qua. Quindi anche su questa vado a mettere un marca punti, ok? Ed ecco qui, guardate, quindi anche questa è la seconda maglia bassa. Io lavorerò da quella subito dopo, vedete, il marca punti, e ovviamente sarà uguale anche da quest'altra parte. Ora, prima di proseguire con quella che sarà la nostra lavorazione della patella, praticamente di chiusura, io vado a centrare la parte dove realizzerò i miei laterali, per decidere quelli che saranno, vedete, i laterali, due laterali da lavorare. La prima cosa che io faccio, vado a decidere l'altezza che voglio della mia borsa. Allora, io ho lavorato in modo di avere un'altezza di 15 cm della borsetta, quindi vedete, calcolo 15 cm e conto in questa maniera: dalla seconda maglia bassa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, e sul 22esimo metto il marca punti. La stessa cosa faccio di qua, devo avere sempre più o meno i miei 15 cm, conto i 22 punti bassi subito dopo la seconda e metto il marca punti. Decido, vedete, una larghezza di circa 5 cm, che dal marca punti sono 1, dopo il marca punti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie basse, e subito dopo metto il mio marca punti. E facciamo la stessa cosa da questa parte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, e rimettiamo il marca punti. Questa parte qui sarà la parte, ovviamente, che del pannello anteriore. Qui avremo i laterali e questa sarà la parte dove andiamo a lavorare praticamente sia la parte retro della borsa e il pannello di chiusura. Fatto questo, quindi una volta che avete messo tutti i vostri marcapunti, adesso andiamo a proseguire per la nostra patella di chiusura. Io realizzo una catenella, giro il mio lavoro
lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Quindi andiamo a realizzare delle righe di maglie basse, girando sempre con una catenella il nostro lavoro, fino ad arrivare più o meno ad una larghezza equivalente, vedete, al nostro laterale, che è di circa 5 cm. Io adesso vado a fare delle righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Ho realizzato un totale di 5 righe, vedete, subito dopo il marcapunti, 1, 2, 3, 4 e 5 righe. Adesso andiamo a proseguire in questa maniera qui, una catenella. Entro nella prima maglia bassa, carico il filo, entro nella seconda, carico il filo e chiudo tutto insieme. E lavoro una maglia bassa in ogni maglia bassa fino ad arrivare a fine riga. Arrivata a fine riga, anche alla fine realizzo una diminuzione. Carico il filo nel penultimo, carico il filo nell'ultimo punto, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme facendo una diminuzione. Una catenella, giro il mio lavoro, carico, vedete, il filo nella prima maglia bassa, carico il filo nella seconda maglia bassa e chiudo tutto insieme. E lavoro una maglia bassa in ogni punto fino a fine riga. Di nuovo a fine riga, nel penultimo punto carico il filo, nell'ultimo punto carico il filo, 3 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme e ho realizzato un'altra diminuzione. Di nuovo una catenella, giro il mio lavoro, carico il filo nel primo, carico il filo nel secondo e chiudo tutto insieme realizzando un'altra diminuzione. Maglie basse in ogni punto e alla fine della riga lavoriamo un'altra diminuzione. Quindi una diminuzione inizio e fine maglia, e una maglia bassa in ogni punto. Io vado a proseguire in questa maniera qui e poi vi dico quante righe ho realizzato di diminuzione. Ho realizzato un totale di 9 righe di diminuzione. Le mie 9 righe di diminuzione misurano, vedete, 9 cm. L'intera patella misurerà circa 15 cm. Sul davanti avrò, guardate, circa 8 centimetri di maglie basse. Terminiamo la lavorazione con la riga rivolta verso il dritto del lavoro. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare il nostro laterale. Lavoreremo un laterale di 21 righe perché subito dopo la prima maglia bassa noi abbiamo 21 righe di lavorazione, quindi la stessa altezza del nostro laterale dovrà essere uguale, quindi l'altezza del laterale corrisponderà all'altezza della parte, vedete, più bassa della nostra borsa. Quindi io vado a proseguire in questa maniera qui. Io qui, vedete, ho già lavorato il laterale. Adesso, dove ho i marcapunti sulla parte del dritto, vedete, del lavoro, io mi aggancio prendendo entrambe le asole e lavoro una maglia bassissima. Entro di nuovo, vedete, nello stesso punto. Porto con me anche il filo e lavoro una maglia bassa e tiro, vedete, il filo di rafia e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Avendo un totale di 8 maglie basse sia da un lato che dall'altro, tolgo l'ultimo marcapunti e lavoro la maglia bassa. Adesso una catenella, giro il mio lavoro. Qui ho, vedete, la catenella, entro nella prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa. E lavoreremo una maglia bassa in ogni punto, completando sempre le 8 maglie basse. Contate se avete dubbi. Arrivo, vedete, nell'ultima maglia bassa ed ho completato le mie 8 maglie basse. Una catenella, giro di nuovo il lavoro e di nuovo una maglia bassa in ogni maglia bassa, completando ancora una volta le mie 8 maglie basse.
Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete, è l'ultima, è l'ottava. Quindi è importante che contiamo, vedete, per non saltare i punti. Adesso io vado a proseguire per un totale di 21 righe. Una volta, vedete che abbiamo terminato le nostre 21 righe, semplicemente un nodino di sicurezza e andiamo a nascondere questo filo all'interno del nostro lavoro. A questo punto, vedete, io vado a ritagliare una sagoma per realizzare poi la fodera. La taglio già, così dopo avrò praticamente già la forma, la misura della mia fodera. Possiamo realizzare una fodera di feltro se desideriamo una borsa più rigida o semplicemente di tessuto di cotone. Adesso andiamo a ripiegare sul rovescio, quindi io piego in questa maniera qui, vedete, sul pannello, sul primo punto basso, eccolo qui, metto un marcapunti e qui vedete sulla prima maglia del laterale, quindi delle 8 maglie basse, metto un marcapunti. La stessa cosa facciamo con quest'altro lato, vedete, andiamo a chiudere, a stendere bene e qui già abbiamo, vedete, il marcapunti, quindi togliamo il marcapunti da qui e sulla prima da quest'altra parte fissiamo il laterale così e ovviamente anche qui andiamo a fissare alla stessa maniera, quindi sulla prima delle 8 del laterale e su questa e infine sulla prima maglia da quest'altro lato delle 8 maglie basse e qui guardiamo bene qual è la prima, eccola qui, e mettiamo il nostro marcapunti e così abbiamo bloccato, vedete, il laterale. E quindi andiamo a cucire. Io vado a cucire con l'uncinetto, ma ovviamente potete andare a cucire anche con ago e filo. Entro, vedete, sulla prima e su quella di fronte con il mio filo. Iniziamo a cucire sempre dalla parte superiore. Quindi tiro il mio filo, mi aggancio con una catenella. Tiro, guardate, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Adesso posizioniamo bene, guardate, il laterale e in ogni punto da un lato e di fronte entriamo e lavoriamo una maglia bassa. Qui ho lavorato, entro nel secondo e in quello di fronte, vedete, vado anche a nascondere la codina. Man mano che lavoriamo andiamo sempre a sistemare, vedete, il laterale per essere sicuri di non saltare nessun punto di lavorazione. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, entriamo così e io poi, vedete, entro all'interno. Qui ho terminato, vedete, il laterale, entro comunque in una parte, vedete, di questo punto. Taglio il filo, faccio, guardate, un nodino di sicurezza e vado ovviamente poi a nascondere all'interno il filo. Quindi assicuratevi di nascondere il filo bene bene. Anche con un ago potete andare a
chiudere bene bene. Adesso ovviamente andiamo a fare la stessissima cucitura di qua. Io ho già cucito, vedete, da quest'altra parte alla stessa maniera, iniziando sempre, guardate, al lato superiore, quindi dove abbiamo la nostra patella. Quindi andate a cucire sempre da questo lato qui fino ad arrivare giù. Una volta che abbiamo completato le nostre cuciture, ovviamente andiamo a capovolgere la nostra borsa. Capovolta la nostra borsa, questo, vedete, sarà il risultato. Ovviamente, essendo molto morbida questa raffia, la borsa risulterà, vedete, morbida, quindi io andrò a mettere una fodera un pochino più rigida all'interno. Adesso abbiamo, vedete, lasciato un po' di filato da questa parte qui e io non faccio altro che andare. Mettete un marcapunti se pensate di confondervi dove abbiamo iniziato. E adesso guardate, in ogni punto, subito dopo, lavoriamo una maglia bassa. Quindi una maglia bassa, guardate, in ogni punto. In ogni riga corrispondente lavoriamo una maglia bassa. Ed ecco, guardate come si sistema ovviamente la lavorazione. Arriviamo, vedete, dove abbiamo il laterale. Io salto, guardate, questo punto, questo disgiuntura, e vado a lavorare sulla maglia dopo. E poi in ogni punto, ovviamente, una maglia bassa. E anche qui, guardate, salto questo punto ed entro nella maglia bassa successiva. Arrivo, vedete, dall'altro laterale, dall'altra parte, lavoro la maglia bassa prima della cucitura, vedete, io ho questi due punti, li salto ed entro sulla maglia bassa del laterale e lavoro, vedete, le maglie basse come si presentano sulla parte del laterale. Arrivo, guardate, qui sull'ultima maglia bassa. Qui ho sempre la cucitura, vedete, la parte che è stata cucita io la salto in questa maniera qui ed entro qui su questo punto della patella e vado a lavorare la mia maglia bassa. E ora una maglia bassa su ogni riga corrispondente di maglie basse, vedete, in questa maniera qui. Qui vedete è dove io ho iniziato. Che cosa faccio? Io termino qui, vedete, dove ho già, qui ho già le righe di maglia bassa, semplicemente taglio il filo e vado a ricreare l'ultima maglia bassa, quindi il punto di chiusura. Vado, vedete, su questa prima maglia bassa della patella, semplicemente così, entro in questa maniera qui, vedete, da dietro, e poi entro al centro qui del punto, carico il filo e lo faccio passare qui attraverso ed ho ricreato, vedete, il punto in questa maniera ed ho chiuso la mia lavorazione. E questo, vedete, è il risultato
che avremo dopo le maglie basse. Adesso ovviamente questo filo lo andiamo a nascondere all'interno. Adesso io vado a tagliare delle striscioline che sono di 20 cm circa abbondanti. Due striscioline, vedete, faccio in questa maniera qui, le piego in due e solo sulla parte delle diminuzioni, quindi contate 1, 2, 3, 4 e 5, quindi qui vado a fare in questa maniera qui, questa è la parte, vedete, del dritto, faccio così, carico in questa maniera e poi io metto due strisce per ogni maglia bassa e faccio passare attraverso così e stringo bene in questa maniera e facciamo la stessa cosa con ogni maglia bassa, quindi ripiegate, vedete, così sulla maglia bassa subito dopo faccio la stessa cosa, prendo, faccio passare così e poi attraverso il foro e stringo bene bene, guardate, e dobbiamo fare così per tutta la larghezza della nostra patella, quindi per ogni maglia bassa, vedete, io in ogni maglia bassa entro e faccio così. Ovviamente se qui abbiamo saltato 1, 2, 3, 4 e 5 faremo la stessa cosa anche di qua, 1, 2, 3, 4 e 5, quindi dovete ricordarvi, mettete un marcapunti che arriveremo fin qui, vedete, poi ovviamente potete anche regolarvi in questa maniera qui per non sbagliare, vedete? Quindi potete anche regolarvi così. Io adesso vado ad inserire in tutte le maglie basse, vedete, della parte diminuita, le mie frange e fate la stessa cosa anche voi.